Imbarcata la moto a Genova di venerdì sera, all'alba del giorno dopo siamo sbarcati sull'isola. Costo del viaggio è circa 300 euro, arrivo a Porto Torres e ritorno da Olbia, comodamente prenotabili dal sito o per telefono. Castelsardo, uno dei borghi più belli d'Italia, è una roccaforte medievale. Sorge su un promontorio chiamato dell'Anglona, al centro del golfo dell'Asinara. Le sale della Rocca ospitano il Museo dell'Intreccio Mediterraneo. A Stintino, perla del Mediterraneo a pochi chilometri da Porto Torres, affacciata sull'area marina protetta dell'isola dell'Asinara, la spiaggia della Pelosa, una delle spiagge più belle d'Europa. Le grotte di Nettuno. La visita è possibile da una scala chiamata Scala del Capriolo, 14 euro a testa con 654 scalini con visita guidata, o via mare con imbarcazione da Alghero. Il piatto tradizionale sardo sono gli ottimi colurgiones, una pasta ripiena. Consiglio anche le seada, semola ripiena di formaggio fritta nell'olio e addolcita col miele o con zucchero a velo. Alghero, circondata da antiche mura, è nota per il suo centro storico lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Ripartiti per il nostro viaggio, ci dirigiamo verso Bosa, costeggiando la bellissima costa sulla strada provinciale 105. Assaggiamo pecorino sardo, sorseggiando birra tipica del posto, e ammiriamo la città dall'alto del castello. Calasetta ci imbarchiamo nuovamente, questa volta per l'isola di San Pietro. Pochi minuti di navigazione siamo a Carloforte. Costo del biglietto 34 euro andata e ritorno. Ah, dimenticavo, i parcheggi in questo periodo in Sardegna sono quasi sempre gratuiti. Per bed and breakfast e ristoranti abbiamo sempre usato internet e non è mai stato un problema per la poca affluenza di turisti. Poco traffico, spiagge deserte e temperature piacevoli sono il bello di viaggiare in bassa stagione.
Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere il resto del viaggio. Grazie.